Beh, la musica è finita, gli amici se ne vanno, finisce il Festival di Cannes, l'eccitazione si sgonfia tutta di colpo, però in realtà se ne parlerà moltissimo di questo festival, dei film che ha rivelato, delle tendenze che ha evidenziato, degli autori che ha consacrato. Vince Anora, che è un film indipendente americano, una commedia, cosa abbastanza rara per un festival di arte cinematografica, una commedia che insieme è molto originale, molto divertente, piena di sorprese e anche piena di empatia, diciamo. Si svolge a New York, o meglio a Brooklyn, o meglio in quella parte di Brooklyn che è completamente vissuta, occupata, abitata dai russi, Brighton Beach. Lì lavora una spogliarellista e questa spogliarellista incontra un ricchissimo ragazzo russo e le conseguenze saranno enormi, saranno comiche, saranno tragiche, saranno da film di gangster, un misto tra Scorsese, Tarantino e Pretty Woman. Il film è molto ben recitato da tutto il cast, molto ben scritto, è molto vivace, avrà sicuramente un grande impatto anche con il pubblico. Naturalmente non sarà l'unico film che arriverà nelle sale italiane, c'è già I Dannati di Roberto Minervini, che è una storia ambientata nella guerra di secessione americana con un manipolo di soldati che attendono, pattugliano una zona probabilmente nella quale si trovano dei Pelle Rossa in fuga dai pionieri. Tutto il film è costruito sull'attesa, tutto il film è costruito sulla sensazione di questi giovani soldati che la guerra sia irreale, che non accada, che non debba arrivare troppo vicino. E questo è una, come dire, è un discorso importante anche sulle guerre che crediamo che siano in questo momento lontane da noi. Un palmarès interessante soprattutto con due punte, diciamo, due elementi molto notevoli. Uno è il premio speciale che è andato a Mohammad Rasulov per il film Il seme del fico sacro. Rasulov è un regista iraniano che 2 settimane fa è scappato dall'Iran, a piedi ha attraversato il confine nelle montagne e si è diretto in Europa sostanzialmente. Non rivedrà più l'Iran molto probabilmente, ha lavorato tutta la vita lì, ha fatto dei film sempre coraggiosi, sempre contro il potere. Questo ultimo è un atto d'accusa diretto contro il governo della Repubblica Islamica dell'Iran, contro la repressione feroce delle proteste di piazza, contro gli arresti sommari, contro le condanne a morte sommarie. Il film è anche costruito bene, recitato con l'attenzione, con il naturalismo che è di Rasulov, il quale ha vinto il premio speciale della giuria e ha dedicato il suo premio agli attori che non sono riusciti a lasciare l'Iran e che sono controllati dai servizi segreti iraniani. L'altra grande notizia è la prima vittoria nel premio per l'interpretazione femminile di un'attrice transgender, che è la protagonista di Emilia Perez, si chiama Carla Sofia Gascon, ha 52 anni, fino a 46 anni era un attore di soap operas in Sud America molto conosciuto, adesso è un'attrice meravigliosa, di grande tenerezza, grande empatia, grande emotività, in un film di Jacques Audiard che si chiama Emilia Perez, che ha altre 2 stelle, soprattutto Zoe Saldana, l'attrice latinoamericana che qui recita in spagnolo e che è veramente strepitosa in questo film che è un musical ma che è anche un melodramma pieno di tenerezza, pieno di amore, pieno di rispetto per le donne. Il rispetto per le donne è forse il filo comune dei film che hanno vinto, perché anche Anora, la Palma d'Oro, alla fine racconta di una donna sex worker, ovvero spogliarellista in questo caso, che merita rispetto e non ne ha da parte di nessuno in questo film, ma vedremo poi che cosa succede. Quindi secondo me i film da notare sono Anora, Emilia Perez, Bird, che purtroppo non ha avuto nessun premio, e Il seme del fico sacro di Mohammad Rasulov.